Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia di annuncio dell'opera vincitrice del premio Asimov. Come penso sappiate tutti, il premio Asimov è un premio dedicato alla letteratura di divulgazione scientifica, è la seconda volta che la Sicilia partecipa e la missione di questo premio è quella di avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica e sottolinea il fatto che la cultura scientifica non è altra cosa rispetto alla cultura anche letteraria e alla cultura in generale. Purtroppo, devo dire, nel nostro paese spesso chi è un po' più grande magari dei ragazzi che sono qui oggi si ricorda che se andavi male a latino era una tragedia, se andavi male a matematica e fisica, vabbè, si sa, quelle sono cose per gente un po' strana, alla fine, insomma, il 5 diventava 6 a matematica e non diventava 6 il 5 di latino. Detto questo, è un retaggio che ci portiamo dietro, io sono assolutamente appassionato sia di letteratura che di arti che di musica e così via. Però questo gap tra questi due mondi esiste, noi vogliamo fare un piccolo passo per cercare di eliminarlo. Per questo abbiamo inventato, tra virgolette, questo premio. Il vero inventore è il professor Vissani del Gran Sasso Science Institute e dell'INFN Gran Sasso, però è una iniziativa che ci è piaciuta subito. E anche quest'anno abbiamo avuto un buon successo di partecipazione, 2000 studenti dalle scuole di tutta Italia, 170 circa in Sicilia, erano 120 l'anno scorso. E questa iniziativa, dobbiamo ringraziare alcuni enti e di ricerca che sono presenti sul nostro territorio, a cominciare dall'Università di Catania e dal Dipartimento di Fisica che ci ospita, tra poco prenderà la parola il direttore padrone di casa in questa occasione, l'INFN con le due strutture sia della sezione di Catania che dei Laboratori Nazionali del Sud e il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia. Direi che abbiamo unito tutti i nostri sforzi per riuscire a organizzare questa cosa che quest'anno ha sofferto un po' anche dell'improvviso esplosione del numero di partecipanti. Pensate che siamo passati da 7 regioni a 11. Praticamente tutta l'Italia, dall'Emilia Romagna alla Sicilia, partecipa adesso al premio e io mi aspetto che l'anno prossimo sarà praticamente tutte le regioni partecipanti. Quindi è un premio che sta prendendo un certo valore e questo è testimoniato anche dal fatto che da quest'anno siamo ospiti del Salone del Libro di Torino. Il 9 maggio ci sarà una seduta dedicata al premio Asimov, alla quale sono invitati gli studenti che hanno partecipato al premio, i loro docenti. Abbiamo dei biglietti omaggio per tutti coloro che si recheranno al Salone. Purtroppo il Salone è a Torino e quindi mi immagino che non ci potrà essere una grandissima partecipazione a causa del costo dei viaggi aerei, del tempo, degli impegni che ognuno ha. Però se qualche studente, qualche docente volesse prendere parte a questa iniziativa, me lo segnali e io provvederò a metterli in contatto con le persone che si occupano del Salone del Libro. Come vi dicevo prima, probabilmente abbiamo qualche studente perso nell'ente limitrofo che sono i Laboratori Nazionali del Sud, però speriamo che in corso della cerimonia si palesino e quindi possiamo continuare con la nostra programmazione. Detto questo, lascio la parola al professore Priolo, direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Majorana e presidente della Scuola Superiore di Catania, che prima avevo scordato di nominare tra gli enti organizzatori. Prego.
Grazie, grazie davvero Silvio e benvenuti. Benvenuti presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Majorana. È davvero un piacere vedere tante ragazze, tanti ragazzi qui in questa sala e tante ragazze e tanti ragazzi che sono, se sono qui, è perché sono appassionati di scienza. Innanzitutto fatemi davvero da parte mia ringraziare sinceramente e in maniera profonda il professor Cherubini, che è il referente regionale per questa iniziativa, che tanto ha voluto questa iniziativa sin dalla scorsa edizione, insieme al professor Insoli, insieme ai referenti degli enti, in particolare c'è la professoressa Gueli, la professoressa Tricomi, la dottoressa Maiolino, che tanto si sono davvero spese con tutto il comitato scientifico per portare avanti questa iniziativa qui a Catania. E poi, insomma, ragazze, quello che dice, ragazzi, quello che diceva il professore Cherubini, queste due culture, le due culture di Snow, noi dobbiamo andare avanti. Io parlo anche come presidente della Scuola Superiore di Catania, che ha davvero come motto l'interdisciplinarietà. E allora è davvero fondamentale andare a fondo nella cultura scientifica, considerarla una cultura importante e capire che, diversamente da quello che a volte è il comune sentire, non è che la scienza è importante perché poi ci sono le applicazioni e quindi la vita di tutti i giorni cambia. Quella è una conseguenza, quella è solo una conseguenza successiva. Innanzitutto la cultura scientifica ci fa comprendere come funziona il nostro mondo. Se voi pensate che Einstein sostanzialmente ha dimostrato l'esistenza del fotone, l'esistenza del fotone dimostrata all'inizio del 1900 dal più grande scienziato teorico e quindi diciamo lontanissimo dalle applicazioni, è quella che poi oggi porta all'esistenza, dopo tanto, 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 tanto tempo, dei laser, che sono stati inventati 50 anni dopo, chiaramente mai pensati da Einstein, dei laser, delle fibre ottiche, della comunicazione interoceanica, che permette di avere internet. Tutto questo viene anche dalla scoperta di Einstein. Ma mica l'ha fatto per questo. Quindi, sostanzialmente, il punto è davvero la conoscenza del mondo che è nelle nostre e da ora in poi nelle vostre mani. La cosa bella di questo premio, fatemi dire, è il fatto che voi ragazze e ragazzi siete non giudicati, siete principalmente giudici. Abbiamo questi 7 libri e sarete voi insieme a tanti amici di altre parti d'Italia, quindi un gruppo enorme di ragazzi d'Italia che sceglie il vincitore. Questa mi sembra una cosa davvero significativa di questo premio. Oggi conosceremo meglio quelle che sono le vostre recensioni e perché alcuni libri vi sono piaciuti, altri non vi sono piaciuti, quali sono i punti centrali. Starò qui ad ascoltare con gli altri durante il corso di questa giornata. Mi complimento sin d'ora per quello che avete fatto, perché solo partecipare a questo premio, e non parlo per quelli che avranno la menzione, perché alcuni di voi avranno la menzione perché le recensioni sono piaciute particolarmente, ma tutti e tutte siete vincitori e vincitrici, assolutamente, perché avete lavorato su questi libri e avete dimostrato una capacità di comprensione della cultura scientifica e anche di critica, fatemi dire, che alla vostra età è fondamentale. Quindi auguri a voi, auguri e complimenti anzi ai vostri docenti che vi hanno stimolato e vi continuano a stimolare in questo senso. Prima di passare la parola al professore Insolia, direttore della sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un commento che si aggancia a quello che ha appena detto il professore Priolo.
In questa edizione del premio Asimov è entrato perfettamente in funzione un software antiplagio, cioè un oggetto che se qualcuno ha copiato una recensione, la trova, trova la sorgente di questa recensione e ce lo segnala. Devo dire che è andata bene, perché abbiamo avuto meno dell'1% di segnalazioni, quindi l'attitudine dei ragazzi è quella di essere onesti, che è una cosa molto bella. Purtroppo in tutte le famiglie c'è qualche pecora nera, qualcuna c'è stata anche da noi. Devo dire che come organizzazione nazionale del premio avevamo chiesto certi provvedimenti, le scuole, i docenti, i presidi sono andati ben oltre e io credo che questo meriti loro un applauso, perché insegnare ai ragazzi l'onestà intellettuale è una missione forse più importante di quella di insegnargli il latino e la matematica. Per cui complimenti a questi docenti. Ragazzi, ci sono i vostri nomi, se siete premiati o menzionati, ci sono i vostri nomi sulle sedie, anche da questo lato, altrimenti potete prendere posto dove vi piace di più. Passo la parola al professor Insolia. Grazie Silvio, buongiorno, è con vero piacere che vi porgo i saluti miei personali e quelli della sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di cui mi onoro di essere direttore pro tempore. È uno spettacolo straordinario quello di vedere così tanti giovani e non voglio ripetere le cose che sono state, le considerazioni che sono state già fatte e che condivido naturalmente. È sicuramente straordinaria la partecipazione così numerosa da parte dei giovani e la sensibilità che hanno mostrato i colleghi insegnanti a scuola stimolando questa partecipazione. È importante perché, come è stato ricordato, il progetto va ben oltre la semplice stesura di una recensione, è un messaggio che passa legato alla divulgazione scientifica, legato alla corretta prassi della scienza nella vita di oggi, per sfatare miti, leggende, tutta una serie di mistificazioni con cui purtroppo dobbiamo fare i conti anche ora. E questo è importante ricordarlo. La scienza è la capacità di riflettere criticamente su ipotesi e risultati, su modelli e su risultati di esperimenti e poi provare a raccontarli in modo tale che siano comprensibili anche senza bisogno dell'apparato matematico che a volte è relativamente complesso e tutt'altro che facile. È sicuramente estremamente importante. Quindi sono veramente felice del risultato e del fatto che siete qui così numerosi. Spero che qualcuno di voi, appassionandosi nella lettura di opere divulgative, voglia approfondire di più e noi siamo qui certamente per questo. La fisica o le discipline scientifiche in generale, matematica, scienze, ma io sono fisico, ovviamente sicuramente svolgono e svolgeranno sempre di più un ruolo centrale nel mondo di oggi. Grazie ancora e buon divertimento. Grazie anche al professore Insolia per tutto l'appoggio che ha dato anche al premio. E chiamerei la professoressa Tricomi nella sua veste non solo di componente della commissione scientifica, ma qui di direttore del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia. Grazie Silvio, grazie a tutti e benvenuti. Sono veramente felice di darvi il benvenuto a nome del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia. Ed è bellissimo vedere tanti ragazzi qui, perché molti di noi, oltre che ricercatori, sono docenti. Quindi la nostra prima missione è proprio quella di rivolgerci ai giovani per la formazione. È stato detto già dai colleghi, dal direttore, è stato citato Percy Snow. Mi piace citare un filosofo italiano dei nostri tempi, che è Massimo Cacciari, che nell'Algoritmo di Dio parla di un'anacronistica divisione
tra cultura scientifica e cultura umanistica. Anacronistica perché è proprio un errore. Scienza e umanismo sono due facce della stessa medaglia. Non c'è una vera differenza se ci pensate bene. La cultura scientifica è nata, anche se poi si è evoluta in maniera molto diversa, dai filosofi greci. Quindi c'è un profondo legame che è più antico di 2000 anni, quindi non c'è un motivo di separazione, e oggi questo vostro lavoro che avete fatto leggendo dei libri, diciamo, di cultura, come li vorremmo chiamare, di cultura scientifica, ma in realtà di cultura, è la dimostrazione proprio che noi siamo in grado di separare e di superare questo anacronismo. E di questo voglio anche ringraziarvi per l'impegno che avete messo e che avete profuso proprio nella partecipazione a questo premio. Grazie, buona giornata, buona premiazione a tutti. E per ultima, ma non ultima, la dottoressa Cettina Maiolino dei Laboratori Nazionali del Sud, che tra l'altro è impegnata in un'altra attività fondamentale e ci ha regalato un po' del suo tempo per essere qui con noi. Buongiorno, grazie, è un piacere per me essere qua, come per tutti, è un piacere soprattutto vedere ragazzi che sono appassionati alla lettura, perché chi legge, per usare il linguaggio di mio figlio, è avanti, e chi legge i libri scientifici è ancora più avanti. Ora io vi invito a trasmettere questa vostra passione per la lettura ai vostri compagni. E mi scuso per non poter essere presente per tutta la cerimonia. Stavo scordando di dire una cosa fondamentale, che porta i saluti del direttore dei laboratori della sezione, il dottor Giacomo Cuttone, che si scusa per non poter essere presente, ma per un impegno imprevisto non è potuto essere qua. E stavo dicendo che quindi trasmettete ai vostri compagni questa passione per la lettura, e volevo dirvi che durante la settimana scientifica sento molti ragazzi a cui io chiedo: in che cosa vi volete iscrivere? Ma io pensavo fisica, ma è troppo difficile. Io vi invito a non farvi scoraggiare, perché la fisica è difficile tanto quanto le altre materie, e quello che distingue il bravo fisico, secondo me, è la caparbietà, cioè è la testardaggine, quello di non farsi sconfiggere. Nessuno, io quando leggo un argomento nuovo non lo capisco al 100%, ma non mi lascio sconfiggere, perché, come dice mio marito, ho la testa dura. Dopodiché tanto faccio finché lo capisco, e questo dovete fare voi ragazzi. Seconda cosa, vi volevo invitare, in clima di divulgazione scientifica, a partecipare alla visione del film che sarà lunedì 15 aprile alle ore 19 al King. Io farò una breve presentazione che vi potete saltare, il film comincerà verso le 19:10. Vi invito vivamente, è un film molto simpatico, molto carino, che espone temi di fisica moderna in modo molto divulgativo. Invito i ragazzi, ma soprattutto i docenti, perché costituisce un aggancio per suscitare curiosità e introdurre questi nuovi argomenti. E potete poi eventualmente contattare il regista per proiettare il film a scuola direttamente durante le mattinate. Io mi scuso ancora per non poter essere con voi tutta la cerimonia, ma devo seguire lo svolgimento della settimana scientifica, quindi vi ringrazio e buona cerimonia. Passo adesso la parola alla professoressa Immè, che come rappresentante del piano lauree scientifiche fornirà anche delle pensierini per gli studenti che abbiamo premiato e menzionato. Prego. Grazie Silvio, grazie soprattutto per il gran lavoro che hai svolto in questi mesi, lunghissimi mesi, molto impegnativi per te, per il gruppo, per i docenti, per gli studenti. Io sono qui in rappresentanza del piano lauree scientifiche, molti di voi mi conoscono già, ci sono diverse iniziative, è un piano nazionale che è per sue parole
cioè del direttore generale della divisione istruzione universitaria, il dottore Livon è un fiore all'occhiello della divisione, tant'è che dal piano lauree scientifiche, che nasce dal progetto lauree scientifiche nel 2004, adesso lui ha ampliato anche ad altre discipline, non solo quelle scientifiche, la stessa modalità di intervento, quindi di raccordo con le scuole. E quindi cala benissimo in questo contesto il fatto che appunto le discipline sono tutte uguali, tutte allo stesso livello, interessanti e tutte in qualche modo devono essere rafforzate nelle coscienze degli studenti. Quindi io ringrazio tantissimo. In un passaggio, in un articolo di una giovane divulgatrice, cioè diciamo esperta in comunicazione scientifica in qualche modo, questo divario fra scienze e discipline umanistiche si può superare solo, o perlomeno attraverso e nel momento in cui nei libri di storia si parlerà non solo di guerre e di politica e di evoluzioni varie fra nazioni, ma anche se si inserisce all'interno qualche personaggio scientifico e quello che quei personaggi, quelle rivoluzioni scientifiche hanno portato nell'evoluzione veramente del pensiero umano. Con questo chiudo e vi auguro una buona giornata e mi complimento veramente per questa bella iniziativa. Allora, sto seguendo i messaggi che arrivano dalle altre 10 sedi con cui siamo collegati e che tra poco vedrete, per ricevere dei messaggi dal nord Italia che mi dicono siamo in ritardo. Quindi per una volta siamo noi a fare i nordici della situazione, diciamo. Va bene, hanno ancora bisogno di qualche minuto di margine, per cui io direi che noi invece cominciamo ad anticipare la scaletta facendo parlare gli autori delle recensioni. Mi è stato detto che purtroppo uno dei ragazzi che doveva essere proprio nel primo blocco di relazioni è malato, quindi non è potuto venire purtroppo, e allora chiamerei Giovanni Finocchiaro del Galilei. Allora, il libro di cui sentiremo adesso le recensioni, anzi la recensione, è Chimica Verde. Questo libro è uno di quelli che avevo segnalato io alla Commissione Nazionale insieme a tanti altri colleghi, perché è un libro fatto veramente bene, cioè divulgazione scientifica, piena di numeri, di tabelle. È fatto da un ingegnere, quindi tende, non me ne vorrà l'amico Gaetano, tende un po' alla pignoleria, però è una pignoleria sana, nel senso che spiega veramente con precisione che a volte quando si sentono delle notizie in televisione, beh, bisogna prenderle un po' con le molle. Ieri sera ne ho sentita una spettacolare circa le auto elettriche. Invito tutti a fare il calcolo di quanti terawattora l'anno ci vogliono per far funzionare delle auto elettriche a milioni di esemplari, che è una bellissima cosa, però fate il conto dei terawattora che ci vogliono e vedrete che superano di gran lunga quelli che consuma tutta l'Italia per il resto delle attività. Quindi non è solo il problema dell'auto elettrica, è anche il problema di diciamo, trovare in qualche modo l'energia che serve. Non possiamo fare il pieno all'auto elettrica se da qualche parte non produciamo energia elettrica. Pannelli fotovoltaici, tecnologie che ancora non conosciamo, non lo so.
qualcuno le inventerà e diremo che com'era semplice la soluzione, come avviene quasi sempre nella scienza. Detto questo, il professor Saracco, che ha scritto il libro, è incidentalmente anche stato rettore del Politecnico di Torino, quindi non è una persona, diciamo, che arriva così senza sapere di cosa parla. E adesso Giovanni ci racconterà perché gli è piaciuto questo libro, o se non gli è piaciuto, perché non gli è piaciuto. Prego. Grazie. Come ha detto il professore, sono Finocchiaro Giovanni. Il libro Chimica Verde 2.0, scritto da Guido Saracco, un ingegnere chimico e professore al Politecnico di Torino, è un libro che ho trovato sin dall'inizio e sin dal titolo molto interessante. Il titolo Chimica Verde 2.0, infatti, ha come scopo la citazione di opzioni che non sono state valorizzate nella società nella quale noi viviamo. Fino ad oggi, infatti, l'uso di fonti non ecosostenibili sono ancora fin troppo esasperate. Le fonti rinnovabili sono sì utilizzate, ma molte di queste non sono ancora presenti nella società odierna, tra cui l'utilizzo delle materie di scarto o il riutilizzo di molecole come il diossido di carbonio, il CO2. Sin dalla prefazione però l'autore fa comprendere come in questa sia una società molto retrograda a causa dell'utilizzo di queste fonti non ecosostenibili, e è presente un intrinseco pessimismo nelle sue parole, che però nella parte finale si tramuta in un certo ottimismo, perché crede nelle potenzialità dei ragazzi che nel futuro dovranno sostituirlo e lavoreranno al suo posto. Il libro, come già detto, è di divulgazione scientifica, quindi vi sono presenti molti dati che alternati da molte statistiche, che però a loro volta sono alternati anche da esempi facilmente comprensibili da ragazzi. Questo fa comprendere anche come questo libro sia direttamente indirizzato a dei ragazzi e non a persone possibilmente di età più adulta. Le fonti sono tutte provenienti dall'Università di Torino, essendo stato anche lui professore al Politecnico di Torino. E successivamente ha una descrizione storica riguardo la nascita della vita. Si evidenzia l'importanza della nascita delle prime molecole di ossigeno e della fotosintesi clorofiliana fondamentale, a cui dedicherà un capitolo intero. Dopo aver presentato tutte le possibili fonti alternative che non sono ancora utilizzate nella nostra società, sono presenti inoltre anche due capitoli che ho trovato molto interessanti, ovvero i capitoli col titolo Sette miti da sfatare e Forse non sapevi che. Questi due capitoli infatti presentano delle informazioni che molto probabilmente non sono mai state divulgate pubblicamente o sono di ambito scientifico. Ad esempio uno dei più importanti miti secondo la mia opinione, è il pensare che vi siano più benefici nell'effetto serra che danni. Questo è completamente sbagliato, perché infatti gli unici benefici che si possono ottenere dall'aumento della temperatura del nostro pianeta possono essere ottenuti solamente dai paesi più ricchi, mentre i paesi più poveri si troveranno sempre in una situazione di netto svantaggio. E questo netto svantaggio continuerà ad aumentare fino a portare alla probabile estinzione del genere umano.
Tra invece le curiosità, quindi forse non sapevi che, ho trovato molto interessante il concetto riguardo il pensiero pubblico che il Polo Nord non comporti, che il Polo Nord comporti l'innalzamento del mare. Questo è un pensiero che pubblicamente si crede sia molto pericoloso, ma non è assolutamente il caso, poiché il Polo Nord, a differenza di altri paesi come la Groenlandia, non poggia su terre emerse. Quindi, anche per il principio di Archimede, si può comprendere come la quantità di acqua spostata dal Polo Nord rimarrà sempre la stessa anche all'inevitabile scioglimento di quest'ultimo. In sintesi, ho trovato quindi questo libro molto, molto importante per la mia formazione, poiché mi ha dato informazioni che molto probabilmente non avrei mai potuto ottenere anche attraverso alcuni libri scolastici. E la presentazione del libro, che utilizza un linguaggio giovanile, è stato molto... è stata sicuramente fondamentale per aumentare il mio interesse in quest'ultimo. Grazie. Grazie, complimenti, complimenti Giovanni. E allora chiedo alla nostra regia se dall'Aquila sono pronti per andare in diretta, così cominciamo il giro di saluti con le altre regioni. L'Aquila, ci siete? No, un attimo. Risposta no, un attimo. Ecco, il rettore si sta allontanando dal leggio. Ci siamo. L'Aquila, ci siete? Quindi adesso ci diamo il benvenuto con le altre regioni, ci diamo il via praticamente. Chi sta parlando è il professore Vissani del GSSI. Ci siamo? Ci siete? Francesco? Siete già conosciuti, no? Tra di voi? Pronti? Siete sincronizzati? La cosa Francesco? Pronto? Francesco, qui Silvio da Catania. Ciao Silvio, qui Francesco dall'Abruzzo. Vi mandiamo noi il nostro saluto. Ragazzi, forza! Francesco Vissani è la mente del premio Asimov e quindi se oggi siamo qui lo dobbiamo a lui. Francesco, ci inquadri i tuoi ragazzi così ci scambiamo i saluti. Eccoci Silvio, subito. Ecco. Eccoci, ciao, ciao. Ciao Catania. Grazie. Ci vediamo a ottobre. Ok, ci vediamo a ottobre per... la cerimonia finale del premio, che sarà qui a Catania e verranno gli studenti di tutte le altre regioni con i loro accompagnatori. Adesso passerei la parola alla Calabria, se è pronta. Calabria, sì, ci sei? Sì, siamo pronti. Piano piano. Allora facciamo anche a voi i nostri saluti, un bel applauso, siamo da Catania. Questo chiaramente è un modo anche per far sentire i ragazzi partecipi di un evento che avviene in varie sedi contemporaneamente, in 11 regioni su 20, l'anno prossimo sono sicuro, come dicevo prima, che saranno 20 su 20. E adesso passerei la parola alla Campania. Ci siete? Da Napoli? Sì, eccoci. Ciao, buongiorno anche a voi. Grazie, la Campania è una delle regioni che è entrata quest'anno, ci ha fatto molto piacere e assieme alla Campania sono entrati anche l'Emilia Romagna, ci siete Emilia? Eccoli!
benissimo. Eccoci qui. Vedo un grande entusiasmo anche da voi. Benissimo. L'Emilia Romagna è appena entrata, ma fa la sua bella figura, devo dire. Confermo. E adesso la regione della capitale, il Lazio. Lazio, ci siete? Ecco. Anche voi siete una new entry, ma estremamente attiva ed efficiente. Ci fate vedere i vostri ragazzi? Dicevo che purtroppo, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, purtroppo non possiamo portare la telecamera che è rimasta fissa. Va bene. È il bello della diretta, come dicono quelli che fanno televisione. Ci sentiamo dopo per l'annuncio del vincitore. Adesso passo la parola alle Marche. David? Ciao Silvio. Voi invece siete dei veterani del premio Asimov, se non sbaglio dalla prima edizione, vero? Dall'anno scorso. Dall'anno scorso, pensavo foste i veterani, va bene. Se la Puglia è collegata, passerei la parola alla Puglia. Lecce, ci siete? Lecce? Ci siete? Mi pare che ci sia qualche problema. Proseguiamo allora con la Sardegna in attesa che la Puglia ripristini il collegamento. Cagliari, ci siete? No. Bello questo saluto musicale tra le due isole maggiori. Ok, adesso dovremmo collegarci con la mia regione natale, la Toscana. Sandra? Benvenuti. Ciao Silvio, da Pisa. Ciao Sandra. Noi qua siamo riuniti, siamo una settantina fra studenti, abbiamo anche qualche genitore, i professori accompagnatori. E c'è molto entusiasmo e molta attesa per conoscere il libro vincitore del premio Asimov di quest'anno. Per quello dovremmo aspettare le 12:15 e quello che ci dirà Francesco. Va bene Sandra, grazie. E adesso dovrebbe toccare all'Umbria. Ciao, buongiorno, ci sentite? Ciao, buongiorno dalla Sicilia. Anche voi siete almeno alla seconda edizione, giusto? Noi siamo alla seconda edizione, sì. E va bene. Vogliamo ringraziare Francesco, chiaramente, e poi abbiamo notato che ci sono dei gruppi molto attivi, chi ha preparato musica, cose, quindi impariamo e il prossimo anno faremo anche noi qualcosa di nuovo. Grazie, ci sentiamo alle 12:15, passiamo la parola alla Sicilia. Che siamo noi. Ci mutiamo. No, vorrei invece recuperare la Puglia, perché prima non si sentiva l'audio. Puglia, Lecce, ci siete? Eccoli. Anche voi con l'accompagnamento musicale, bellissimo, bravi. Ok, direi che siamo quasi alle 11, quindi riprendiamo o cominciamo, per chi non l'avesse fatto, con le presentazioni dei libri da parte dei ragazzi. E poi ci ricolleghiamo alle 12:15 per l'annuncio del vincitore del premio Asimov. A dopo, saluti. Grazie, a tutti. A dopo. E allora, noi continuiamo la nostra carrellata.
con i ragazzi che hanno letto un libro che si chiama Elogio della parola. Tanto per tornare al discorso della cultura una e non divisibile. Allora, chiamerei qui accanto a me i tre studenti premiati per questo libro, che sono Silvia Allegra del Cutelli, Martina Greco del Maiorana Cascino e Elisa Ruggero. Accomodatevi. Elisa Ruggero del Galilei. Allora, di questi tre ragazzi, due vengono da scuole che partecipano per la prima volta al premio, che poi, essendo due le edizioni a cui abbiamo partecipato, vuol dire che hanno partecipato al 50% delle attività, non tanto poco. Va bene, lascio la parola quindi a Silvia Allegra del Liceo Statale Cutelli, che ci parlerà di Elogio della parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Silvia Allegra del Liceo Classico Statale Mario Cutelli e ho recensito il libro Elogio della parola di Lamberto Maffei, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e professore emerito di neurobiologia alla Scuola Normale di Pisa. Il professore, tramite questo libro, cerca di rispondere a un quesito che, con l'evoluzione delle moderne tecnologie, sorge spontaneo, ovvero cosa sarebbe l'uomo senza la parola? Tanto la filosofia quanto la scienza affermano che ciò che differenzia l'uomo dagli animali, anche quelli più vicini a noi, è proprio il linguaggio della parola. Analizzando la struttura cerebrale divisa in emisfero destro, adibito prettamente alle funzioni visive, e emisfero sinistro, emisfero proprio del linguaggio, il professore invita ad interrogarsi sul reale effetto di una società che ormai basata sull'immediatezza e sulla limitazione comunicativa potrebbe avere sull'evoluzione umana. Dovremmo considerarla quindi un'evoluzione o piuttosto un'involuzione? Se ci pensiamo, un messaggio richiede pochissimi secondi per essere inviato. Ciò che tuttavia il professore ci fa notare è che il cervello ha bisogno di una rinnovata lentezza che gli permetta di svolgere le sue funzioni sia interpretative che linguistiche. Inoltre, la comunicazione digitale, a pensarci bene, non limita esclusivamente la parola, ma anche altre vie di comunicazione diretta, quali quelle tattili. Infatti vorrei riportare una citazione del professore che dice: «I recettori del tatto, delle mani, delle labbra, di tutto il corpo, così ricchi di potenziale comunicazione, non possono essere ridotti alla carezza dello schermo dello smartphone». La grande mole di messaggi, inoltre, che il cervello umano è capace di inviare e ricevere, fa anche dubitare sulla capacità che hanno i giovani d'oggi di creare un pensiero creativo. Secondo delle recenti statistiche, che sono anche citate nel saggio del professore, le lingue madri dei vari paesi stanno progressivamente sparendo o regredendo a causa dell'invasione dell'inglese. L'inglese che si sta affermando, però, è un inglese che Maffei definisce globish, perché contiene esclusivamente 1500 parole e quindi i giovani d'oggi conoscono pochissime parole che non sono paragonabili a quelle dell'inglese del grande Shakespeare o Wilde. Inoltre, l'affermarsi di questa lingua sta progressivamente annientando le tradizioni culturali e le differenze che vi erano tra i vari paesi. I cinesi definiscono gli utenti degli smartphone come Dito Uzu, ovvero la civiltà, la tribù della gente con la testa china, appunto china sul proprio telefonino, in quanto tengono la testa china sul loro telefonino e si perdono attimi irrecuperabili della loro vita. Ma cosa possiamo aspettarci da una società che limita le sue emozioni e i suoi sentimenti tramite l'invio di una semplice emoticon? Molte delle fonti storiche che sono giunte fino a noi, dobbiamo ricordare che sono state tramandate per via orale. Sono quindi senza la parola molte delle nostre tradizioni, delle nozioni sulla nostra evoluzione sarebbero andate perdute
e ci avrebbero impedito quindi di conoscere noi stessi e le nostre radici. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa tramanderemo alle generazioni future se continuiamo con questa progressiva involuzione linguistica? Questo libro è un libro che mi ha fatto riflettere molto su come stiamo permettendo ai telefonini e ai social media di annientare ciò che ci differenziava, ciò che ci differenzia tuttora dagli animali e del resto anche quelli più vicini a noi, come ad esempio proprio le scimmie. Vorrei concludere riportando una citazione che ho reputato tra le più significative del professore, che recita: le parole sono la mia memoria, la mia narrazione, io sono fatto di parole, magari silenziose, quel poco che so sono parole, stringhe di eventi che ritornano nella loro sequenza non solo grammaticale e sintattica, ma nella loro razionale o irrazionale ma nella logica razionale o irrazionale del ricordo, e mi rifanno il mondo e mi rinarrano. E d'altronde il miracolo dell'evoluzione ha generato le parole affinché l'uomo possa raccontare, così che al passare delle generazioni non vada perduto il patrimonio delle esperienze vissute. Che sarebbe l'uomo senza le parole? Grazie Silvia, e adesso Martina Greco dell'Istituto Majorana Cascino di Piazza Armerina. Buongiorno a tutti, sono Martina Greco dal Liceo Scientifico Vito Romano di Piazza Armerina. L'elogio della parola è un saggio scritto da Lamberto Maffei, professore emerito di neurobiologia alla Normale di Pisa, è pubblicato dalla casa editrice Il Mulino nel 2018. Maffei, accostandosi a un tema molto dibattuto in modo originale e a tratti audace, collega la neurobiologia alla storia della cultura, soffermandosi soprattutto sull'impatto della globalizzazione sulla generazione attuale. La affascinante strumentazione del mondo digitale è in continuo progresso ed è particolarmente invasiva, soprattutto nei giovani, tanto da occupare il loro interesse e da distrarli dall'educazione scolastica, giudicata ormai datata e non più al passo con le esigenze dei tempi moderni. Contro la fuga dalla parola, dal dialogo e dalla lettura prodotta dal paradigma tecnologico dominante, l'autore invita la scuola ad assumersi la responsabilità morale e civile di educare alla parola e al pensiero che si fa parola. L'alunno, afferma Maffei, deve essere protagonista del suo percorso formativo. Il giovane, così come dice De Montagno, non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere di entusiasmo, che parente stretto del divertimento, della soddisfazione e della consapevolezza di ricevere un'educazione viva. Il saggio è un invito a non traslare il vedere in guardare e a non impedire che il comunicare globale si muti in un'entropia senza controllo. Le parole sono le strade che congiungono le costruzioni della conoscenza e che tessono il racconto di ognuno di noi. Esse ci hanno insegnato a vedere, sono la nostra memoria e la nostra storia. Tutti noi siamo fatti di parole, magari silenziose, ma che riportano alla nostra mente eventi, insegnamenti ed esperienze su cui costruiamo la nostra identità. Tutto quello che noi ammiriamo quotidianamente prende vita e acquista significato attraverso l'uso della parola. Ad esempio, una scimmia che, non avendo appunto il dono della parola, non potrà trasformare l'immagine in parola. Infatti esso non si commuove davanti al grido di Munch o comunque all'inquietudine di Jackson Pollock. Il miracolo dell'evoluzione in un tempo lontano ha generato le parole affinché l'uomo possa raccontare, comunicare, scrivere poesie, insegnare ad apprendere. E allora ci chiediamo con Maffei: cosa sarebbe l'uomo senza il suo dono più prezioso? E adesso Elisa Ruggero del Galilei di Catania. L'elogio della parola è un libro scritto da Lamberto Maffei, il professore emerito di neurobiologia alla Scuola Normale di Pisa.
Come possiamo già intuire dal titolo, il tema principale è il tema della parola. Maffei affronta questo argomento concentrandosi su diversi punti di vista e focalizzandosi in ogni capitolo su un diverso aspetto. Partiamo da una domanda che l'autore porge al lettore alla fine del libro. Che sarebbe l'uomo senza le parole? Il lettore ormai giunto alla fine del libro non ha più alcun dubbio sull'importanza che la parola ha. Infatti è essenziale per noi umani, come è stato detto, è alla base della nostra società ed è ciò che ci differenzia dagli altri esseri umani. Però lo scopo del libro non è solo quello di ricordare l'importanza della parola, ma anche di focalizzare l'attenzione su un problema che ultimamente si sta diffondendo sempre di più. Con l'avvento delle nuove tecnologie si sta trascurando l'utilizzo della parola come mezzo di comunicazione a favore della comunicazione digitale. Maffei definisce questo una sorta di fuga dalla parola, una fuga che non porterà a nulla di positivo perché, come abbiamo detto, la parola è essenziale per noi umani, quindi piuttosto che un'evoluzione si tratterà di una involuzione. Ho apprezzato parecchio questo libro per la capacità dell'autore di mantenere viva l'attenzione, sia attraverso l'uso di un linguaggio facilmente comprensibile che anche ricorrendo spesso a ironia, ma soprattutto per la capacità di supportare le proprie tesi sia con argomentazioni scientifiche che con citazioni letterarie. Ci si ritrova così immersi in un discorso che spazia in tutti i campi del sapere e sorprende il lettore accostando elementi che sembrano all'apparenza totalmente diversi. Per esempio cita l'entropia e a poche righe di distanza Tito Livio. Dopotutto Maffei stesso dice che la distinzione tra cultura umanistica e cultura scientifica è un'aberrazione priva di razionalità, in quanto la cultura è una sola. Vorrei concludere con una citazione del libro per sottolineare l'importanza della parola in quanto è strettamente legata al pensiero, poiché ne è l'espressione. La parola privata del pensiero è una parola morta e il pensiero che non si incarna nella parola resta nebbia, un'ombra. Grazie. Ok, grazie per i vostri commenti ai libri che avete letto e adesso passiamo a un altro libro, un libro direi che è in piena sintonia con le polemiche che ci sono state alcuni mesi fa circa il ruolo delle donne nella scienza. Vi ricorderete, abbiamo avuto un collega pisano che è assurto agli onori della cronaca per qualche frase forse non ben ponderata detta al momento sbagliato, nel posto sbagliato. E quindi è con piacere che chiamo Erika Sereno del Liceo Lombardo Radice. Le facciamo due applausi. Il primo perché ha vinto, il secondo perché ha ottenuto la votazione più alta di tutti gli studenti siciliani. Non li abbiamo votati noi, come sapete. Una caratteristica interessante del premio Asimov, che è anche diciamo il motivo per cui siamo così attenti all'onestà intellettuale, è questa: nessuna regione vota i propri studenti, quindi noi della Commissione Scientifica Siciliana non abbiamo votato i nostri studenti, nessuna regione ha votato i propri studenti e c'è una specie di metodo peer review per chi lavora nel campo scientifico, cioè tu mandi un lavoro ma non sai chi te lo corregge, che è la base della credibilità degli articoli scientifici. Nessuno sa chi leggerà il mio articolo, nessuno sa se è un amico o non è un amico, e questo garantisce la qualità della ricerca che facciamo. Se questo processo salta, probabilmente non è un bene per nessuno. Quindi lascio la parola a Erika, scusate, non prima però di aver chiamato anche Noemi Meli del Galilei. E Erika Chillemi del Camminiti Trimarchi di Santa Teresa di Riva. Come...
Erika Chillemi? Non c'è, assente? Ok, l'applauso anche in contumacia va bene. Allora, lascio la parola a Erika Sereno, ci abbiamo due Eriche, e prego. Buongiorno a tutti, sono appunto Erika Sereno e oggi presento il libro Scienziata nel tempo, 100 biografie di Sara Sesti e Liliana Moro. Dopo una lunga indecisione ho deciso di iniziare la mia presentazione partendo da tre sostantivi: coraggio, intelligenza e determinazione. Questa triade è il denominatore comune di tutte le storie delle personalità presentate. Scienziata nel tempo è infatti una raccolta di vite e passioni tutta al femminile, un'opera divulgativa storica in ambito scientifico. Il libro è infatti suddiviso in sezioni temporali e per ogni periodo storico sono riportate diverse biografie. L'opera riesce in tal modo ad illustrare l'approccio femminile alle discipline matematico-scientifiche e a descrivere la società alla quale le donne sono state costrette a piegarsi o contro la quale tutt'oggi devono lottare. La manifesta volontà di Scienziata nel tempo di essere un libro di donne, ma che non nasce esclusivamente per le donne, lo rende un'opera priva di pregiudizi, priva di stereotipi. E il ruolo delle biografie è quello di rendere tutto reale e non astratto, non parole al vento. Ecco quindi che un'attrice come Hedy Lamarr può essere non solo attrice ma anche inventrice, e così come una madre come Marie Curie può ricevere due premi Nobel. Ogni scienziata poi è messa sullo stesso piano. Ciò rende tutte le biografie affascinanti e suscita la curiosità del lettore. Se qualcuno mi chiedesse l'aspetto che più ho apprezzato di questo libro, io risponderei sicuramente il messaggio intrinseco trasmesso, ovvero le donne possono studiare, le donne possono scoprire, possono lavorare in gruppo per ideare la bomba atomica, vedi il progetto Manhattan, o ideare un catalogo sulle posizioni delle stelle, vedi la carte d'Husserl. Quindi è possibile parlare di un genere della scienza? La risposta si vince dal testo, la mente non ha sesso. Per concludere, Scienziata nel tempo è un libro consigliato a chi è curioso, a chi si occupa di scienze e vuole approfondirne la posizione delle donne e a chi, come dice Maria Mirzakhani, prova piacere nel capire qualcosa di nuovo, nella sensazione di essere arrivati in cima a una montagna e avere la visuale sgombra. Grazie all'attenzione. Grazie. E adesso Noemi Meli del Galilei di Catania. Buongiorno a tutti, vi presento anch'io Scienziate nel tempo. Allora, come si può intuire dal titolo stesso, racconta la storia di 100 scienziate, partendo dall'antichità come Teano, arrivando fino alla storia contemporanea come la scienziata Rita Levi Montalcini. Il libro non si limita soltanto, penso questo sia uno dei punti forti, non si limita a narrare soltanto la vita di queste scienziate tramite dati anagrafici, bensì analizza queste donne a 360 gradi. Infatti non vengono riportate di ogni donna soltanto l'aspetto scientifico, ciò che le ha rese scienziate, come le ricerche fatte, bensì anche l'aspetto sociale, perché ogni donna si rivela una donna impegnata anche socialmente. Un esempio è Irene Curie, di cui appunto viene narrata la sua storia, ricevette infatti, fu insignita del premio Nobel per le ricerche fatte soprattutto nell'ambito chimico, ma di lei per esempio viene narrata anche qualche curiosità, come il fatto che lavorò con sua madre durante la Seconda Guerra Mondiale e allestì un servizio radiografico, oppure anche il fatto che fu la prima donna ad entrare a far parte del governo francese. Quindi già da questo esempio possiamo capire come
sia la donna non è vista soltanto come scienziata, ma prima di tutto come donna. Possiamo vedere tramite le storie di tutte queste donne che hanno fatto la storia, proprio l'evoluzione della figura della donna stessa. Oltre alle biografie, una curiosità comunque suscita nel lettore è anche l'appendice, protagoniste di progetti collettivi in cui ogni donna si vede partecipe in un'analisi collettiva. Un esempio stesso è il progetto Manhattan. Penso quindi che questo libro possa essere, come lo è stato per me, spunto per approfondimenti sia nell'ambito scientifico sia nell'ambito proprio per capire meglio la figura della donna e la sua evoluzione nel tempo. Grazie a entrambe e adesso passiamo a un titolo che ricorda un po' un libro che forse quelli della mia generazione hanno letto, magari i ragazzi più giovani no. Nel titolo ricorda il giro del mondo in 80 giorni, però qui si parla di un giro del mondo in 6 milioni di anni. E verranno a presentare questo libro un habitué, Elisa Ruggero, del Galilei. Jacopo Scaccia del Cutelli e Maria Chiara Tribulato del Galilei. Allora, lascio la parola a Elisa e ci racconterà appunto come si fa il giro del mondo in 6 milioni di anni. Il giro del mondo in 6 milioni di anni è un libro di Guido Barbosani e Andrea Brunelli. Già come rimanda il titolo, sembra una sorta di fiaba, ricorda il giro del mondo in 6 milioni di anni, ma in questo caso si tratta di un libro scientifico. Infatti il libro, dopo aver presentato le teorie sull'origine dell'uomo e dell'intero universo, che nel corso dei secoli sono state elaborate dai vari studiosi, ripercorre la storia del genere umano fin dal principio. L'uomo discende da un antenato comune con gli scimpanzé. I fattori che hanno determinato la differenziazione da questi sono stati l'encefalizzazione e il bipedismo. Al contrario di quanto si pensi, l'encefalizzazione è stata una conseguenza del bipedismo. Quindi la nostra storia comincia 6 milioni di anni fa, quando i primi ominidi sono scesi dagli alberi e hanno cominciato a muovere i primi passi sulla Terra. Questo avvenimento è avvenuto in Africa, ma in questi ultimi 6 milioni di anni l'uomo ha compiuto un vero e proprio giro del mondo e ha globalizzato ogni parte della Terra. Ed è proprio su queste migrazioni che i nostri autori si focalizzano. Fin dai tempi antichi, l'uomo possiede questa tendenza a spostarsi per cercare condizioni di vita migliori, una tendenza che ancora oggi, dopo 6 milioni di anni, l'uomo non ha mai perso. Infatti il libro passa da periodi storici più antichi a periodi sempre più recenti. Così dagli ominidi giungiamo infine all'Homo sapiens e attraverso tutti i popoli antichi arriviamo fino all'uomo moderno. Come l'esperienza ci insegna, il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno diffuso ancora ora e numerose sono le persone che da varie parti del mondo decidono di spostarsi in vari altri paesi. Quindi questo giro del mondo non si è mai concluso. Sono stata piacevolmente sorpresa da questo libro perché, pur presentando un argomento scientifico, come abbiamo visto, lo racconta come una sorta di racconto o di una fiaba che non risulta mai troppo pesante. Nel ripercorrere questo viaggio siamo guidati da un immaginario testimone, Esumim, che è un personaggio che con milioni di anni di età che i nostri autori ci dicono ha vissuto in prima persona tutte le varie vicende che vengono narrate. All'inizio di ogni capitolo quindi troviamo un breve incipit in cui questo personaggio ci riporta con ironia e anche elementi
talvolta irrealistici, il suo personale punto di vista sugli argomenti che poi scopriremo in seguito. Questi incipit con ricchi di elementi immaginari aumentano questa atmosfera fiabesca di cui avevo già parlato, ma la lettura, anche senza escludendo queste parti, risulta comunque leggera e scorrevole, in cui il lettore avanza avanza molto piacevolmente. Buongiorno a tutti, sono Jacopo Scaccia e frequento la classe prima H del liceo classico Mario Cutelli di Catania. Il libro che ho scelto di leggere è Il giro del mondo in 6 milioni di anni, che tratta del lungo viaggio dell'evoluzione della specie umana a partire da ben 6 milioni di anni fa, scritto da Guido Barbujani e Andrea Brunelli. Questo viaggio è esaminato attraverso diversi aspetti, l'aspetto geografico, linguistico e scientifico. Innanzitutto ci chiediamo quando è avvenuto il primo grande cambiamento della storia dell'umanità. Questo è avvenuto 6 milioni di anni fa, quando alcuni dei nostri antenati ominidi hanno abbandonato la vita sugli alberi e hanno cominciato a intraprendere il lungo cammino del bipedismo. Ma il vero cambiamento è avvenuto 2 milioni di anni fa in Africa, con la comparsa del genere Homo. Infatti il genere Homo ha dato vita a due grandi migrazioni che l'hanno portata a conquistare i vari continenti del nostro pianeta. Infatti ricordiamo una prima migrazione compiuta dall'Homo erectus con la conquista dell'Eurasia e una seconda migrazione in circa 200.000 anni fa da parte dell'Homo sapiens, che lo ha portato alla conquista di nuovi territori dell'Asia e dell'Oceania. Tutte le tappe di questo cammino sono evidenziate e sono narrate dalle parole di un personaggio testimone di tutti i cambiamenti della storia umana, ossia Esumim, che ci accompagna e ci guida con le sue parole nel corso di 12 capitoli. Nel libro vengono analizzate anche le varie linee evolutive che si sono succedute nel corso dell'umanità e vengono evidenziate le loro differenze e le loro caratteristiche, come siano sopravvissute, e uno degli esempi che ho gradito maggiormente riguarda in particolare il popolamento di territori da noi lontani come Melanesia e Polinesia. Bisogna ricordare però che non vengono narrate solamente le vicende umane, ma anche più in generale il cambiamento che si è succeduto nel corso della storia riguardo a tutte le specie viventi e all'origine della Terra. Infatti vengono evidenziate anche le teorie di Darwin e Lamarck, ma non solo le loro, ma anche teorie di studiosi meno conosciuti, ma non meno importanti, dal momento che le loro idee rappresentano alcuni dei piccoli passi di un lungo percorso che ci ha permesso di giungere alle conoscenze attuali. Dal punto di vista scientifico ricordiamo anche come vengano analizzate quelle che sono le più recenti scoperte della genetica, che potrebbero aiutarci a chiarire le azioni tra specie molto lontane tra loro. E dal punto di vista linguistico viene esaminato un panorama che potrebbe apparire inizialmente molto frammentato, ma se si analizzasse a fondo si potrebbe arrivare a un'unica lingua comune. Tuttavia siamo ancora lontani dal riuscire ad avere un panorama preciso e completo di quella che è l'evoluzione dell'uomo, ma ci stiamo avvicinando sempre di più. Questa settimana ricordiamo che è stata scoperta una nuova specie di Homo, l'Homo lazonensis, che sarebbe vissuto nelle Filippine tra 67.000 e 50.000 anni fa. Vorrei concludere ricordando una citazione di Albert Einstein: io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana, per ricordare come, nonostante le grandi differenze sociali, economiche e politiche che intercorrano tra i popoli del nostro pianeta, noi proveniamo da un unico antenato comune e facciamo parte di un'unica grande famiglia, di un'unica grande specie, la specie umana. Buongiorno a tutti, io sono Maria Chiara Tribulato del Galileo Galilei e oggi volevo parlarvi del libro di divulgazione scientifica Il giro del mondo in 6 milioni di anni. Come appunto il titolo di questo libro ci fa capire, questa è la storia di un viaggio che l'uomo ha intrapreso circa 6 milioni di anni fa e che tutt'oggi non ha ancora concluso.
Questo viaggio appunto è iniziato da quando l'uomo è sceso dagli alberi e ha il suo primo passo appunto è stato quello di scendere dagli alberi e cominciare a spostarsi sulla terraferma. Diciamo la culla dell'umanità può essere considerata l'Africa, quindi dall'Africa l'uomo l'ominide si è poi spostato evolvendosi a mano in tutte le altre, in tutti gli altri continenti del nostro globo, anche facilitato da, da conformazioni morfologiche del nostro globo terrestre che oggi non sono più presenti. Però allo stesso tempo il genere Homo è riuscito a intraprendere viaggi piuttosto complicati, come per esempio il viaggio per raggiungere l'Oceania, la Polinesia, quindi attraverso imbarcazioni prettamente primitive. Quindi diciamo, possiamo dire che le migrazioni sono state sempre qualcosa che hanno caratterizzato la specie umana e che ancora non si è conclusa. Infatti, dopo appunto la spiegazione in vari capitoli delle migrazioni nei vari continenti, praticamente ha cercato sempre di trovare un luogo più un luogo corretto per le proprie i propri bisogni. Un espediente che io personalmente ho apprezzato moltissimo degli autori è stato quello di introdurre un personaggio, Sumim, che è un personaggio immaginario ideale che ha vissuto idealmente tutti i periodi dell'evoluzione umana, quindi di questo grande viaggio, con ironia e con grande appunto in maniera da far divertire in un certo senso il lettore, in un certo senso. Quindi il testo è composto da brevi 12 capitoli introdotti da questo Esumim. E inoltre ho apprezzato moltissimo anche il modo di scrivere degli autori, poiché sono stati chiari, concisi, ma allo stesso tempo completi, hanno reso la lettura semplice e allo stesso tempo efficace. Grazie. Allora, l'emozione quando uno si trova qui e vede di fronte a sé decine e decine di persone non è così trascurabile, quindi non è un problema se Chiara ha avuto qualche piccola esitazione, è comprensibile, e poi uno piano piano, man mano che si presenta a parlare in conferenze, in auditorium vari, prende coraggio e capisce che nessuno ti mangerà in ogni caso. Quindi cambiamo. L'applauso è per i ragazzi, non per me. Cambiamo libro, ma non ci discostiamo poi moltissimo come argomento, perché il prossimo testo di cui parleremo è intitolato Ultime notizie sull'evoluzione umana, e i ragazzi che verranno a parlare sono Gaia Dilati dell'Istituto Caminiti Trimarchi di Santa Teresa di Riva, Sara Meli Bongiorno del Galilei di Catania, Gianluca Pappalardo, pure lui del Galilei. Ok, comincia Gaia. Buongiorno a tutti, sono Gaia Dilati del Liceo Scientifico Cammini di Trimarchi e oggi vorrei parlarvi del libro Ultime notizie sull'evoluzione umana di Giorgio Manzi.
È un libro che dal primo punto di vista potrebbe sembrare un poco sempre ripetitivo, invece è molto accattivante sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista linguistico, perché è molto, molto chiaro. E la cosa che mi ha colpito di più di questo libro sicuramente è il fatto che i titoli non sono standard, ma sono molto, molto simili al nostro linguaggio. Ad esempio, a pagina 67 possiamo trovare il titolo Homo habilis science 1964. E un altro punto di vista che rende questo libro molto, molto chiaro è sicuramente il fatto che da come Manzi descrive appunto gli antropologi o gli archeologi che scoprirono appunto questi reperti, li vede come quasi amici e contemporanei. Vorrei finire con una frase appunto del libro che secondo me riassume un poco tutta la vicenda. Siamo i padroni incontrollati del pianeta, ma dentro di noi c'è sempre quel bipede barcollante che intorno a 2 milioni di anni fa iniziò a sviluppare un cervello abnorme e poi circa 200.000 anni or sono divenne Homo sapiens e si diffuse ovunque. Grazie. Bene, e cambiamo speaker, si presenta da sola. Sì. Buongiorno a tutti, io sono Sara Maria Buongiorno del Galileo Galilei e oggi vi parlerò delle ultime notizie sull'evoluzione umana. Allora, in questo libro a carattere senz'altro scientifico, l'autore si propone di narrare la storia la storia vissuta dall'uomo fin dall'Australopithecus fino a giungere all'Homo sapiens sapiens, in cui d'altronde noi ci possiamo identificare maggiormente. Non si tratta però di di un racconto che magari potrebbe sembrare a prima vista arido, come fosse una linea del tempo, ma l'autore spiega tutte le sfaccettature che hanno caratterizzato questo percorso di evoluzione, un esempio, l'autore inoltre in questo libro fa un confronto, perché non solo tratta della storia antica, quindi di milioni e milioni di anni fa, ma nel contempo tratta della storia moderna degli anni 90, per esempio, che ha portato alla luce diversi fossili. Ad esempio, il rinvenimento di un fossile in Inghilterra che doveva essere l'anello tanto cercato che congiungeva le scimmie all'uomo. In realtà, come spiega l'autore stesso successivamente, si trattava di un falso scientifico. Quindi l'autore non solo ci riporta la storia la storia vera e propria dell'uomo, ma anche tutte le vicende, i segreti che hanno portato alla luce diversi fossili. Potrebbe sembrare difficile inizialmente, magari le stesse parole possono sembrare complicate al lettore comune, ma in molti casi Manzi si preoccupa anche di spiegarle, di spiegarle meglio. Consigliato comunque a sia giovani che ad adulti che hanno voglia di fare un viaggio nel tempo e di approfondire quella che è stata la nostra storia. Grazie a tutti. Salve, sono Gianluca Pappalardo di quarta L del liceo scientifico Galileo Galilei e vorrei iniziare la mia presentazione del libro con un ringraziamento alla commissione, ma anche alla professoressa Tosto. Un applauso per la professoressa. Un applauso per la professoressa. Non è questo l'unico libro che ho letto, però ai giudici è piaciuta particolarmente la mia recensione di questo libro e quindi oggi parlerò di ultime notizie sull'evoluzione umana. Partiamo intanto dall'autore, Giorgio Manzi, che è un bravo paleantropologo. Questo libro è principalmente di divulgazione scientifica
E per divulgazione scientifica si intende non un sapere rivolto semplicemente agli esperti di scienza, ma a tutti quanti, perché questo che è importante nella scienza non deve essere limitata a un numero di persone esiguo, ma a tutti quanti. Intanto Giorgio Manzi ci insegna a non cadere vittima dell'interpretazione semplicistica dell'evoluzione umana. Infatti molti credono che l'evoluzione umana possa essere rappresentata in una linea retta, ma in realtà non è così, perché possiamo rappresentarla più che altro come un albero pieno di ramificazioni, perché molto spesso molte specie coesisteranno nello stesso habitat insieme, come ad esempio i sapiens e i Neanderthal. Questa concezione di un'interpretazione lineare dell'evoluzione umana sarà smontata all'incirca negli anni 80-90. Poi c'è un capitolo veramente interessante che è dedicato alle grandi scoperte degli anni 70. Nel 74 l'australopiteco Lucy, mentre nel 76, se non sbaglio, delle impronte di Letoli, non so bene la pronuncia, che rappresentano le impronte dei nostri antenati. Inizialmente si credeva che queste impronte fossero di una famiglia tradizionale composta da padre, madre e figlio, ma in realtà non è così, infatti era di un uomo con quattro donne. Quindi diciamo che la poligamia era presente anche ai tempi dei nostri antenati. Circa 1,9-2 milioni di anni fa inizia il processo di encefalizzazione che porterà da semplici scimmie ad arrivare al genere Homo, quello a cui noi apparteniamo. Le migrazioni saranno dall'Africa all'Europa, all'incirca avverranno 1,2 milioni di anni fa, 800.000. L'Homo sapiens, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, non nasce direttamente in Europa, ma nasce in Africa circa 200.000 anni fa e poi si sposta circa 96.000 anni fa in Europa. Ci sarà un periodo breve, ma non troppo direi io, in cui coesisteranno Neanderthal e Sapiens, ci saranno anche degli incroci, ma alla fine la specie che resterà e di cui noi facciamo parte è l'Homo sapiens. Il libro è per la maggior parte narrativo e presuppone una conoscenza dell'argomento, perlomeno base, però alla fine del libro possiamo notare che ci sono dei grafici che aiutano il lettore nella comprensione. Però se qualcuno si volesse approcciare alla lettura del libro come volendo semplicemente avere una spiegazione semplice dell'evoluzione, semplice e lineare, non è magari così, perché in alcuni tratti può risultare anche un po' complicato, anche se è abbastanza ripetitivo e quindi si può comprendere facilmente. Ok, grazie anche a questa triade di recensori, e adesso parliamo di un libro il cui argomento potrebbe riempire decine di scaffali di libri di fantascienza, perché si parla di viaggi nel tempo. Vabbè, dal punto di vista tecnico, lasciatemi dire che il viaggio nel tempo apre un po' di questioni a proposito di causalità e cose simili, ma queste sono per noi diciamo appassionati di questo settore. Si potrebbe anche parlare di universi paralleli, cose di questo tipo, ma i ragazzi che hanno recensito e che sono stati premiati per questi libri ci racconteranno meglio di che cosa si parla veramente nel libro Viaggi nel tempo. Quindi chiamo Daniele Russo dell'Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia e un'altra habitué, Maria Chiara Tribulato, che
adesso sa che non mangiamo nessuno, quindi starà tranquilla e parlerà con calma. Va bene, cominciamo. Quindi, buongiorno a tutti, sono Daniele Russo del Liceo Scientifico Concetto Marchesi e sono qui per parlarvi del libro Viaggi nel Tempo dello statunitense James Gleick. Lui parla delle teorie dei viaggi nel tempo nella cinematografia e anche nella letteratura, partendo da quella che è la teoria di viaggi nel tempo illustrata da Herbert Wells nella prima opera chiamata La macchina del tempo. Noi notiamo come all'interno di questo libro l'autore ci fa notare che questa semplice idea letteraria alla fine diventa una vera e propria teoria fisica che viene dibattuta sia da filosofi ma anche da fisici, come per esempio noi notiamo numerosi fisici parlano di viaggi nel tempo, come per esempio Stephen Hawking. Nel corso del libro inoltre ci fa comprendere come questa teoria di viaggi nel tempo sia una fantasia che inizia soltanto a partire dal XIX secolo, perché noi conosciamo il tempo come quarta dimensione fisica soltanto a partire per l'appunto da questo secolo. Alla fine del libro notiamo come l'autore ci pone una domanda importante, cioè noi perché abbiamo veramente bisogno dei viaggi del tempo? Può essere per sfuggire alla morte? E poi sarà a noi scoprirlo. Bene, un mio parere personale è che questo libro ci può far comprendere come delle teorie, come per esempio anche la stessa concezione del tempo, sia una teoria così recente che ha poco meno di 100 anni. Però allo stesso tempo ho trovato il libro un po' difficile, cioè nel senso che nel libro sono presenti secondo me troppi esempi letterari cinematografici, mentre secondo me bisogna attenzionare più la parte teorica e fisica. E niente, questa è la mia opinione, grazie. Allora, Viaggi nel tempo è una ricostruzione piuttosto fedele di quella che è la storia del concetto di tempo e della sua evoluzione, da diversi punti di vista, quindi fisico, filosofico, letterario, sociale. È un'attenta analisi anche di quella che può essere la scoperta del tempo. Che cos'è il tempo però? Il tempo è una mera convenzione umana oppure può essere considerata soltanto una quarta dimensione che si pone perpendicolarmente a tutte le altre? In questo libro si propone appunto di trattare di questo argomento, quindi della storia del tempo, della sua definizione e dei viaggi nel tempo. Diciamo che i viaggi nel tempo sono stati è stato un concetto nuovo a partire dal 1885, quando fu pubblicato da Wells un libro di fantascienza chiamato La macchina del tempo. In questo libro appunto, che le cui citazioni un po' accompagnano a spezzoni tutti questi 12 capitoli del libro, un po' ci spiega quello che è cambiato nel corso del tempo e anche il fatto che sia stato questa scoperta abbia rivoluzionato la concezione del tempo nel panorama culturale europeo. Infatti, a seguito della pubblicazione di questo libro, moltissimi fisici, filosofi, ma anche letterati, cominciarono a dare una propria definizione di tempo, cominciarono anche a studiarlo proprio a livello fisico e scientifico, per esempio Albert Einstein con la teoria del relativismo. Quindi questa scoperta ci ha permesso di prendere anche ispirazione per quella che è la letteratura, la fumettistica, la cinematografia. Infatti, a partire, che ne so, dagli anni 70, abbiamo numerosi
numerosi film di fantascienza, per esempio Il ritorno al futuro. Diciamo che la sensazione del lettore nella lettura di Viaggi nel tempo è quella di venire inondato da una serie di personalità, di una moltitudine di personalità con pensieri anche molto diversi che si discostano da loro e anche dal pensiero stesso di Wells, cioè l'iniziatore. E quindi il lettore si trova un po' spiazzato dalla presenza di tutti questi personaggi che si sono interessati al tempo. Infatti il libro è costellato di citazioni, aforismi, aneddoti e storie. Lo stile di Glaik lo considero chiaro, articolato, pieno di domande retoriche che ci permettono di andare avanti nella lettura, quindi di interessarci sempre di più, anche se certe volte ho trovato questo libro un po' ridondante e prolisso, ma forse perché l'autore, volendo ribadire più volte un concetto, a causa del fatto che spesso i concetti di più personalità coincidevano. Quindi consiglio il libro a un pubblico di lettori non necessariamente specialisti, che però comunque riescono bene a capire, a comprendere ciò di cui si tratta, grazie alle continue precisazioni dell'autore. Allora, ed eccoci così arrivati all'ultima opera in concorso, che è un argomento estremamente di moda perché si parla di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, che il titolo del libro dice guida al futuro prossimo, in realtà sappiamo bene che questo futuro è già tra noi e dobbiamo solo capire bene cosa comporterà e quali problemi e quali vantaggi potrà offrire a tutti noi. E allora chiamo a presentare le proprie impressioni su questo testo Viviana Caccioli del Caminiti Trimarchi. Un altro habitué, però questo è un habitué, come dire, di natura perenne, perché aveva vinto anche l'anno scorso, e si tratta di Giovanni Maria Manduca. Boggiolera, liceo scientifico Boggiolera di Catania. Poi Alessia Laudani del Concetto Marchesi di Mascalucia. Chiara Castelli, anche lei del Concetto Marchesi, e Giuliana Laino, o Laino, non so, Laino del Marchesi. A quanto pare gli studenti del Concetto Marchesi si sono appassionati molto di intelligenza artificiale. Lascio a voi la parola. Chi non parla può accomodarsi dietro. Intelligenza artificiale guida al futuro prossimo è un testo scritto da Jerry Kaplan, nel quale l'autore guida il lettore nel mondo dell'intelligenza artificiale, un mondo pieno di interrogativi ai quali non è possibile dare tuttora una risposta certa, nonostante gli importanti passi avanti fatti nell'ultimo decennio. L'approccio dell'autore è semplice, infatti egli spesso usa degli esempi di vita quotidiana che permettono la facile comprensione di alcuni passaggi che, di primo acchito, possono risultare più difficili da comprendere. Il suo atteggiamento è positivo, infatti egli ritiene che l'intelligenza artificiale non sia un pericolo per l'umanità, come invece spesso viene creduto. Le sue argomentazioni sono valide ed efficaci e permettono anche al lettore più scettico di cambiare opinione su questo cambiamento epocale che non influenza solamente gli ambiti tecnologici e scientifici, ma anche la vita stessa dell'essere umano così come ora noi la conosciamo. Una delle parti più interessanti del libro è stata l'analisi dell'intelligenza artificiale dal punto di vista etico. Potrà l'uomo mantenere il suo primato come essere pensante quando adesso ci sono queste macchine che possono svolgere dei calcoli velocemente e in maniera ottimale? Potrà inoltre l'uomo mantenere il suo primato come essere capace di provare emozioni?
Per la prima domanda la risposta ancora non è certa, mentre Kaplan fornisce una risposta soddisfacente alla seconda. Secondo la sua opinione, infatti, le macchine non sono capaci di provare delle vere e proprie emozioni, in quanto sono solamente programmate a rispondere a dei determinati impulsi. Nell'ultima parte del libro, Kaplan spinge il lettore a riflettere sulle conseguenze che l'intelligenza artificiale avrà sulla società. L'intelligenza artificiale potrà essere un bene accessibile a tutti, oppure sarà solamente una rivoluzione pseudodemocratica riservata solamente ai pochi, ai paesi più ricchi, mentre i paesi più poveri resteranno ai margini col pericolo di essere sfruttati? L'unica certezza è che il futuro sarà pieno di macchine, di androidi e di intelligenza artificiale, e che l'uomo dovrà imparare a conviverci. Perciò il testo guida di Kaplan è un manuale ideale per approcciarsi a queste nuove tecnologie. Grazie. Giovanni. Grazie. Allora, sono Giovanni Manduca. Quindi, intelligenza artificiale. Oramai è nella nostra vita, nei cellulari, nel computer. Chi è che non ha mai avuto a che fare anche col cellulare, con l'assistente di ricerca, chi ha un iPhone a Siri, chi ha Windows a Cortana? Nel suo libro Intelligenza artificiale, guida al futuro prossimo, Kaplan guida appunto il lettore nel affascinante mondo dell'intelligenza artificiale, sottolineando con forza le questioni etico e morali che si sono sviluppate negli ultimi anni attorno a questo tema. Quindi, da un lato, dà indicazioni sullo stato dell'arte, sullo stato della ricerca appunto dell'intelligenza artificiale, anche se non si lascia mai andare a tecnicismi che impedirebbero la concreta fruibilità dell'opera da parte di un pubblico vasto. Però, dall'altro, si concentra appunto sui temi etici. Lui infatti scrive, cito una sua frase, «Piuttosto che concentrarmi sui dettagli tecnologici, cerco di fornire uno sguardo d'insieme sui temi di base e sulle diverse opinioni che vengono espresse in tutte le discussioni più importanti». Una nota di merito per l'opera è che, nonostante riguardi un tema che è battutissimo dall'editoria scientifica, si discosta in maniera positiva dalla maggior parte dei testi, proprio per questo suo aspetto sia tecnico che sociale, rispetto non solo agli effetti pratici che questa tecnologia ha e avrà in futuro, ma anche alle possibili conseguenze antropologiche che noi ci attendiamo da questa pratica. Inoltre, Kaplan non si limita ad illustrare l'argomento con gli occhi di un esperto. Molto spesso si mette alla pari col lettore, un lettore di cultura e sensibilità media. E infatti risponde veramente alle domande, proprio ogni capitolo appunto rimanda una domanda, una questione, che nel mio caso corrisponde esattamente alle domande che sorgono naturalmente nel corso della lettura. E tutti questi aspetti fanno del libro un libro molto utile per chi si vuole informare appunto sulle questioni etiche riguardanti l'intelligenza artificiale, ed è anche un libro dalla forte onestà intellettuale, perché Kaplan è un grande esponente della ricerca dell'intelligenza artificiale, però Kaplan prende in giro da un lato i ricercatori che sono troppo ottimisti sulle magnifiche sorti e progressive della ricerca, da un lato i mass media che danno caratteri favolistici o apocalittici al tema, senza però mancare di evidenziare le vere possibilità e anche i possibili veri rischi che questa tecnologia potrebbe portare in futuro. E poi sulla scorta di Stephen Hawking, l'autore stesso cita che l'intelligenza artificiale potrebbe essere la migliore o la peggiore cosa che ci potrebbe mai capitare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alessia Laudani del Concetto Marchesi di Mosca Lucia. Fra i vari libri in concorso io ho letto appunto Intelligenza Artificiale di Jerry Kaplan e l'ho trovato particolarmente interessante sotto vari punti di vista. Anche se inizialmente si potrebbe pensare che sia un libro abbastanza complesso, visto gli argomenti che tratta, che sono appunto di carattere strettamente informatico, in realtà con un lessico scorrevole riesce a far proseguire il lettore nella lettura, appunto. Penso che chiunque si sia chiesto se la tecnologia sia un bene o un male, e Kaplan riesce in maniera
esemplare a far riflettere su tutto ciò, anche fornendo esempi esaustivi. Se da un lato infatti l'intelligenza artificiale potrebbe portare riscontri negativi, come ad esempio l'incapacità di svolgere semplici calcoli senza l'utilizzo della calcolatrice, dall'altro, prendendo in considerazione ad esempio l'ambito medico, potrebbe certamente offrire delle agevolazioni. Il messaggio quindi che l'autore vuole trasmettere è quello di non considerare le macchine in sé come il vero problema, ma l'utilizzo che viene fatto comunque. Diciamo che l'ambito filosofico è quello più interessante dell'intero libro. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Chiara Castelli del Liceo Scientifico Concetto Marchesi. Oggi, volendo esporre le mie personali considerazioni riguardo il libro di Jerry Kaplan, Intelligenza Artificiale, non posso che dire che grazie alla lettura di questo libro si riesce a vedere, come già esposto e ribadito più volte all'interno della recensione, l'intelligenza artificiale e tutto ciò che deriva da essa, in maniera molto più razionale rispetto a come siamo abituati a pensarla nel quotidiano o come la massa, quindi la società, ci impone di vederla attraverso degli stereotipi fantascientifici. Sicuramente in ogni sua parola si percepisce l'esperienza e la competenza di Kaplan, che non si fa scrupoli ad esporre all'interno del libro delle sue considerazioni e delle sue opinioni. La prima impressione che si ha quindi leggendo il libro è che l'autore voglia effettuare un percorso storico dalla nascita di questa disciplina fino ai giorni nostri, trattando e incontrando le principali tappe che hanno segnato le intelligenze artificiali. Anche se l'autore non è stato in grado di dare una risposta concreta a tutte le domande, a tutti i dubbi che una persona si pone, e anche se molte volte all'interno del libro compaiono dei termini che rendono più macchinosa la lettura, diciamo che l'autore è stato in grado di aprire la nostra mente trattando delle argomentazioni abbastanza validi riguardanti le varie applicazioni che ha e che potrebbe avere in futuro l'intelligenza artificiale. In conclusione, leggere il libro è sicuramente un modo diverso di imparare qualcosa, magari andando un po' fuori dagli schemi che siamo soliti usare a scuola e soprattutto riguarda argomenti che normalmente non vengono trattati nei vari programmi didattici. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giuliana Laino del Concetto Marchesi. Intanto vorrei che venisse qui con me la mia collaboratrice per la realizzazione di questa recensione, Roberta Navarria. Allora, Jerry Kaplan, innovatore, imprenditore, si concentra su un tema che ad oggi viene approfondito, però al quale non si dà quotidianamente particolarmente importanza. Infatti l'intelligenza artificiale è un tema sul quale difficilmente gli scienziati hanno trovato una risposta univoca, ma sono comunque tutti d'accordo nell'asserire che è una qualunque intelligenza, una qualunque macchina che potrebbe essere considerata intelligente se un comportamento se fosse messo in atto da esseri umani. Il linguaggio che utilizza Jerry Kaplan in alcuni punti l'ho trovato complesso, se comunque non si ha una minima conoscenza di base dell'argomento, però mi sono piaciuti molto i parallelismi che ha creato tra gli esempi di vita quotidiana e quelli che per parlare delle sue spiegazioni, quindi per renderle, per semplificarle anche ad un lettore comune. Credo che il libro, comunque l'intelligenza artificiale, l'interrogativo che lascia in sospeso l'autore crei un ponte tra passato e presente, perché comunque guida al futuro prossimo e fa capire come sia un tema sì attuale ma proiettato nel futuro, perché invita comunque a non preoccuparsi delle future macchine, perché non possono comunque dare preoccupazione all'uomo che comunque è artefice di tutto ciò. Quindi io invito fortemente a riflettere sul libro, perché merita di essere attenzionato come tema.
Queste sono le principali ragioni per cui invitiamo tutti a leggere questo libro, perché si adatta a un target che è ampissimo, infatti non si rivolge a un'elite di scienziati. Utilizza talvolta sì termini tecnici, ma perché sono necessari per rendere la descrizione e l'esposizione più concreta e meno fumosa. Usa termini come machine learning, supervised learning, che spiegano il funzionamento dell'intelligenza artificiale e la sua evoluzione, ma comunque lo spiega in modo abbastanza chiaro e ci sono stati particolarmente utili, ci hanno dato le giuste chiavi di lettura dei corsi, degli incontri che abbiamo fatto a scuola, che ci avevano permesso di capire meglio il libro, ma comunque è facilmente interpretabile anche non essendo particolarmente avvezzo a questi temi, anche perché si propone solamente dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista filosofico, e fa un'analisi anche antropologica ed è quasi un ossimoro antropologia e intelligenza artificiale, ma soprattutto nell'ultimo capitolo, in cui presenta un futuro distopico in cui addirittura siamo in grado di mettere noi stessi all'interno di un computer, fa vedere come in realtà questo futuro catastrofico che potrebbe causare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sia in realtà impossibile. Quello che Kaplan vuole cercare di capire e di far capire, portando il lettore a riflettere, è dove inizi la scienza, dove inizi il progresso e dove finisca invece la libertà dell'uomo. Grazie. Allora, grazie a tutti per questi interessanti commenti, e siamo noi in orario addirittura un pochino in anticipo di 10 minuti più o meno, e mentre altre sedi sono in leggero ritardo, quindi diciamo intanto ne approfitto per correggermi su quello che ho detto all'inizio. Manderò io stesso, chiamiamole regole, ma insomma i passi da fare per poter avere biglietti premio per il Salone del Libro di Torino, e chi vuole potrà così contattare direttamente gli editori e l'Associazione Librai Italiani, che da quest'anno partecipa al premio. L'altra cosa che vorrei fare è ringraziare la nostra regia, cominciando da 4 ragazzi che ho anche la fortuna di avere come studenti al corso di primo anno di laboratorio qui a Fisica. Sono Roberta Grasso, Antonio Guastella, Luca Lombardo e Federico La Barbera. Non mi devo dimenticare della nostra straordinaria web TV d'Ateneo, Salvo Noto, Marco Di Mauro e Dario Grasso. Inoltre vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato anche dal punto di vista tecnico, per l'allestimento delle scenografie, per la preparazione dell'ambiente, e il signor Timpanaro, nostro tecnico di laboratorio, il quale però si presta a lavorare ben oltre i suoi compiti stretti. Grazie. Adesso direi che possiamo, in attesa che le altre sedi siano pronte per assistere alla proclamazione del vincitore, che sarà fatta in diretta dall'Aquila, direi che potremmo cominciare a premiare gli studenti, e per questo inviterei sia la professoressa in me che un docente in rappresentanza di ogni scuola, oltre a tutti i ragazzi premiati e menzionati, che chiameremo in ordine alfabetico. Sì, vai. Allora, faremo blocchi di
tre persone in maniera da non creare troppa confusione qua davanti. Allora, cominciamo con i primi tre. Silvia Allegra, Angelo Batturi, che purtroppo non è presente perché è malato, Viviana Cacciola e Rita Caluccio. Allora, docenti delle loro scuole? Ok. Ah, va bene. Allora, dicevamo... Allora, Silvia Allegra. Viviana Cacciola. E Rita Caluccio. Vi ringraziamo e un applauso anche ai docenti che hanno accompagnato questi ragazzi. E procediamo quindi con Chiara Castelli, Gabriele Castiglione e Erika Chillemi, mi pare fosse assente. E, ah, ok. Quindi li consegneremo al docente. Valerio Chimisso e Valeria Comito. Ci siete? Allora, cominciamo con Chiara. Sì. Grazie. Valerio Chimisso. E Valeria Comito con i loro professori. Grazie a tutti. Allora, adesso è la volta di Elena Corallo, Salvatore Corso. Li mettiamo da parte, questi poi dopo li consegniamo ai docenti rispettivi. Quindi Giuseppe Cosentino e Gaia Di Lati. Allora, Elena Corallo? Assente? Giuseppe Cosentino e Gaia Di Lati. Grazie. Poi procediamo con Giovanni Finocchiaro, Gaia Giammona e Cristian Grasso. Giovanni Finocchiaro. Cristian Grasso. Gaia non c'è? Gaia Giammona non c'è? No, ok. Stiamo andando in diretta. Allora, pare che siamo pronti per scoprire chi ha vinto il premio Asimov quest'anno. Quindi... passiamo la diretta all'Aquila. Mettete in primo piano l'Aquila, ragazzi. Eccoci qua. Il grande momento è arrivato? Campania, Calabria.
Emilia Romagna. E l'Umbria, siete pronti Claudia? Pronto, pronto Claudia, non vi sentiamo? Forse avete il microfono spento? Quindi Roma, Pino, Pino siete pronti voi? Noi ci siamo Francesco. Ciao Silvia. Abbiamo messo i ragazzi, come avete detto, il soldato della nostra telecamera, perché abbiamo messo i ragazzi davanti alla parte che dovrebbero vedere. Ottimo, e poi la Toscana, Sandra. Ciao Francesco, noi siamo pronti e siamo in attesa. Ciao, allora quindi richiedo all'Umbria. Claudia, ciao, ti vediamo che parli ma non ti sentiamo. Se mi fai un saluto, guarda, ciao. Ok, va bene, ciao Maurizio. Quindi allora li abbiamo chiamati tutti, e la Puglia, non abbiamo ancora la Puglia? Sì, ci siamo da Lecce, siamo pronti. Ciao Andrea. Ciao. Quindi aiutatemi se abbiamo perso qualcuno, no, le Marche, la mia regione natale, che vergogna. Francesco, ci siamo. Ciao Davide. Ciao. Non ti dimenticare. Okay. No, non posso proprio, guarda, con tanto amicizia mi dispiace di non essere da voi, vorrei essere veramente almeno dappertutto, perché la cerimonia che hanno fatto a Lecce è bellissima, mi immagino che quella sarà stata una cosa divertentissima, però ok, siamo arrivati. Allora, il libro che quest'anno ha vinto è il più bello, questo diciamo l'avete scelto voi, l'avete deciso, ha preso una bella media che è un 8 pieno, che è alto rispetto alla cosa, perché diciamo ognuno pensa in modo diverso, però c'era una concordanza assoluta, e quindi so che Silvio c'ha pronto anche una piccola presentazione per questo. Quindi Silvio, non so se sei pronto per mandarla, però allora, quindi il libro che ha vinto è quello di Lamberto Maffei, L'elogio della parola. Mandatela. Quindi non so se possiamo inquadrare Silvio. Sì, ok, mandate. Ecco. Vai Silvio, vai. Ecco, sì. Asimov. Il vincitore del mio premio, dice il signor Asimov, è L'elogio della parola. Lamberto Maffei. L'avevi già detto tu, però. Però quello che dice lui è quello che fa Fede. Ok, allora. Sì. Allora va bene. Buona continuazione a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Noi continuiamo adesso. Ciao. Quindi adesso quello che ci resta da fare. Siamo noi con la nostra premiazione. E però prima volevo fare una raccomandazione a tutti i ragazzi che hanno partecipato al premio. Me l'ha ricordato il professore Priolo e ha perfettamente ragione. Non deve finire qui, sia perché ci potremmo rivedere al Salone di Torino, sia perché sicuramente spero che ci rivedremo tutti a ottobre, quando verrà da noi l'autore del libro che ha vinto il premio Asimov, e cioè il professore Maffei. E sarà una bella giornata, verranno i ragazzi di tutte le altre sedi, quindi saremo 140 da altre regioni più 14 nostri, ma ovviamente per i locali sarà più facile venire anche senza supporto economico da parte delle loro scuole, dei loro enti, perché insomma la cerimonia sarà qui a Catania, quindi è particolarmente semplice. Chiederei alla regia di mettere la slide col vincitore, perché ormai sappiamo chi è. E proseguiamo con le premiazioni dei nostri partecipanti. Martina Greco? Non c'è Martina? Francesca Laguzza? Francesca? Eccola. Giuliana Laino? Oh, ok. Allora, Martina Greco, accompagnata dalla docente, e Francesco Laguzza, Francesca scusi, okay, e Giuliana
che però a quanto ho capito ha fatto una relazione insieme ad altre persone, siccome diciamo i lavori di gruppo non vengono ben gestiti dal software che abbiamo messo a punto nelle scorse edizioni del premio Asimov, purtroppo non riusciamo ancora ad accoppiare le persone che hanno lavorato assieme. Quindi non avevo il nome di Roberta Navarria, la quale riceverà ovviamente anche lei questo certificato, che è più diciamo un premio, come dire, morale che altro, però credo che vi faccia piacere lo stesso. Quindi sicuramente aggiungeremo un'altra di queste stampe. Grazie a voi. Alessia Laudani, Giovanni Maria Manduca, Sara Meli Buongiorno. Allora, Alessia, Sara e Giovanni. Grazie. Adesso abbiamo Noemi Meli, Martina Muscolino e Giuditta Palmeri. Allora, Noemi, grazie. Martina Muscolino, cioè lo consegno a lei? Ah. Martina, non c'è Martina Muscolino? No, va bene. E Giuditta Palmeri. Complimenti ragazzi. Procediamo con Gianluca Pappalardo, che ce n'ha due, ma non è un errore, ha letto due libri. Anche tre, però uno non ha aggiunto. Ma quindi due zaini. Ah, scusa, tre libri. Tre libri. Tre libri. Scusate. Martina Raneri c'è? Forse no? Quindi Chiara Rasconà c'è? Giada Roma? Non c'è, ok. Elisa Ruggero c'è perché ha parlato. Con due libri. E Daniele Russo. Allora, Chiara, grazie. Poi c'è Elisa Ruggero con due libri. E Daniele Russo. Ok, grazie. Forse è meglio se si ferma qui così. Adesso siamo a Jacopo Scaccia, Aldo Scevola e Erika Sereno. Erika, scusate. Allora, ringrazio tutti i docenti. Jacopo, ok. Un applauso per Jacopo. Aldo Scevola e Erika Salerno. Grazie anche ai docenti che hanno permesso a questi studenti di essere qua oggi. Continuiamo con Raffaele Suriani, Alessandro Torrisi. Suriani c'è? No, noi avevamo Raffaele nel database. Per questo non si è riconosciuto. Ah, vabbè, allora questa la ristampiamo, ok. Sì, certo. Alessandro Torrisi, ok. E Maria Chiara Tribulato, che c'ha 1, 2.
Allora, ci scusiamo per l'errore con Giuseppe. Questa è Chiara. Anche questi sono di Maria Chiara. E Alessandro Torrisi è lei. Purtroppo capita che nel sistema che usiamo per fare il sorting dei nomi, a volte basta un errore in una stringa e viene cambiato un nome, però l'ordine è quello giusto, perché l'ordine è basato sui numeri e quello non si sbaglia. Ok, resta gli ultimi premi, gli ultimi due sostanzialmente vincitori, che sono Alessia Ursino per due opere lette recensite e Antonio Vasquez. Grazie. Allora ci avviamo a terminare questa cerimonia. E però dicevo prima, poi siamo stati interrotti dalla diretta, che il professore Priolo mi ha ricordato di ricordare una cosa importante, cioè non deve finire qui, stavo dicendo, ci rivedremo a Torino forse, sicuramente a Catania, ma soprattutto dovete, se volete, ma io penso che vogliate tutti, rimanere in contatto anche tra di voi. Abbiamo i siti non solo Facebook ma anche Instagram del Dipartimento di Fisica e Astronomia, quindi là vi potete continuare a parlare, pensare nuove idee se volete e prepararvi o a diventare nostri allievi, che ci farebbe estremamente felici, oppure prepararvi per la prossima edizione del premio Asimov, come ha fatto Giovanni Manduca, che ha vinto l'anno scorso, ci ha preso gusto, è tornato anche quest'anno. E volevo ringraziare davvero tutti e chiudo lasciando un compito, i professori lasciano sempre compiti, no? Il compito è un questionario che invieremo ai vostri docenti perché li passiate agli studenti che hanno partecipato al premio. In questo questionario chiediamo di essere giudicati noi. Cioè, cos'è che vi è piaciuto, cos'è che non vi è piaciuto, cosa cambiereste dell'organizzazione del premio, che, come ha detto all'inizio il professore Priolo, è un premio che parte dal basso. Il premio Asimov non è, come altri premi, un premio che vede degli illustri luminari a far da giuria, vede i ragazzi a far da giuria. Voi avete scelto il vincitore. E a detta di molti avete scelto bene, perché questo era veramente il libro più bello. Quindi non abbiamo sbagliato a fidarci di voi. Vi ringraziamo ancora e speriamo di rivedervi o a fare gli studenti di fisica, ma siamo magnanimi, anche di qualunque altra scienza va bene. Al limite l'ingegneria. Grazie a tutti e buon weekend a tutti. Per l'alternanza. Scusate. Un'ultima cosa però per i docenti degli istituti che hanno partecipato. Molti ancora non si sono iscritti al database dell'alternanza scuola lavoro dell'università. Fatelo perché sennò va a finire male. Ok, grazie ancora. Dimmi.